Oh, chi abbiamo qui? La... Sei scemo? Ma guarda che è bellissimo! Ma guarda che l'effetto era fantastico! Sì? Sì! Tu sei? Sara Sullivan. No, che l'idea veramente, l'idea così è bruttissima. Vabbè, sono la Sara Sullivan e ci sta venendo l'idea per fare dei video idioti. Sì, tipo, scusa, è vero che in questa posizione mi si vede il culo? Aspetta! Io stavo così. Io che ha? Poi scendiamo. E beh, un po' il culo si è. Oppa! Ecco, sì, anche il pacco, già che ci siamo. In vetra davanti alla gente, ovviamente, perché se non c'è la gente noi non siamo contenti. Quella roba lì. Quale quella roba lì? Quella bionda. Quella roba bionda? Non lo so, io spero che se fosse un etlog la tipa bionda non si offenda perché abbiamo chiamato quella roba bionda. Lo so, guarda, secondo me. Tanto c'è tanto di quell'ossigeno che non le arriva al cervello ma si ferma i capelli, secondo me non lo sa usare Netlog. Aspetta che faccio un po' di zoom. Zoomala, zoomala. Proprio antisgamo però. Cioè vabbè. Che voglio cambiare. Don 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 don. Le scarpine nuove comprate da Cam. Le nuove della Sullivan che prima. Guarda, spettacolo di magia. Prima le andavano strette, ora le vanno larghe. Ovviamente. È caldo, c'è il sole, c'è il sole. Dove cazzo esatto. È il sole? Non trovo il sole, vabbè, sto cercando il sole. E per le scarpe larghe, cosa che si fa in genere? Si mette mica il coso del dottor Scholz come fanno tutti? No, scusami, la Sara Sullivan non usa come. Sì, vabbè, ma non è quello di tutto il mondo. Però non è che guardi, cioè questi nella scarpa, vedi? Guarda, eh. Guarda che geniale. Però me lo facciamo vedere al popolo di Netlog che la Sara Sullivan è un tipo ingegnoso. Oh, vedi? Anche l'altra, non c'è problema. Oh mio Dio. Ho dei piedi orrendi, scusate, ma le scarpe che avevo prima ho lasciato tutto il nero, ok? Oh, così sono comode. E adesso qui, mostriamo i bei piedi della Sara Sullivan. Oh. Ma guarda che mi piacciono un botto queste scarpe. Sì? Sì, io ho rimesso i lacci bianchi, non mi piacevano più quelli rosa. Vedi? Basta, no. Sì, fanno un po' brutalotti. Cioè, io sono il primo che le ha comprate, ma ce le hanno tutti. Vabbè. Ma io da sui coglioni. Siamo una piccola società. Ho capito, però io sono il più figo. È arrivato, io sono il più figo, vabbè. Sì! Sì! E io sono la prima geisha italiana. Io ti sono amico solo per quello, amore. Guarda, se tu non fossi la prima geisha italiana non ti cagherei proprio, figurati. Okay. Ovviamente, perché... Perché tu, perché tu soffri della, della maledizione di avere una vagina e quindi non ti posso... Chi è? La gente fischia, ma non a noi. Perché noi siamo troppo figli per essere fischiati. Esatto, è presente che i fischi arrivano, ci guardano e fanno il giro largo. Dopo questa, io non so che faccia da culo avrò in questo video. Ma chi se ne frega? Scusa, guarda me. Del tipo che, cioè, mi guarderà e fa... No, no, togliamolo dagli amici. Non sono truccato. No, dai, guardiamoci. Forse ad aver paura. Oh, sì. Secondo me si spaventano. Secondo me, guarda, su un altro che ci trasmettono solo in seconda serata. Ma che cosa ne film porno? Vabbè, salutiamo. Salutiamo. Ok, ciao a tutti i miei fan. Ma cos'è? A tutti e tre. Non lo so, sono tutti. Guarda che sono tre grandi brave persone. E chi sono? I miei fan. Tre brave persone. Sono? Boh, la Zè. Poi. Inventa due nomi. Gigetto la dà a tutti. E Morettina Pornolesa. Tunz. Ovviamente. Vabbè, lo prendo io. Ciao. Sullivan vi saluta. Non c'ha i fan. Cioè, c'ha il fan club, ma non gliene frega un cazzo. Quindi non saluta i fan. Ma sentiamo. Ok, faccio vedere le unghie prima di stoppare. No, sono delle merde. Ma chi se ne frega, sono azzurre quindi sono stupende. Cioè, facciamo schifo. Sì, schifo, ma proprio tanto. Illustro ciò che abbiamo mangiato. Allora, tu hai preso un milkshake al cappuccino. Io ho preso un McFlurry alla fragola. Dopo abbiamo detto, vabbè, ho ancora fame. Allora mi hai preso anche un toast. E tu ti che sta preso, qui? Che sta qua dentro. E poi tu mi hai preso un altro. Ti sei preso un altro milkshake alla fragola. Solo che poi miracolo. Perché poi hai vinto con quei cazzini. Sì, me le sono tenuto perché l'ho dovuto prendere. Io ho questo qua. Vabbè, sono qui. Che sono stupidi. Hai vinto, allora ci siamo.
abbiamo preso un altro milkshake alla fragola e non milkshake, un altro McFlurry. Alla fragola e non contenti abbiamo detto vabbè, chiediamo anche due cucchiai così mangiamo assieme e basta. Facciamo schifo, Yuki. Facciamo abbastanza schifo, Tony Sullivan. Schifo. Noi possiamo. Sì, allora, qua, tu puoi, io non posso, no. Vabbè, senti, se faccio questa vita qui tutti i giorni, mi sa che ti raggiungo molto, 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 molto presto. E niente. Vabbè, niente, non penso che ceneremo. No, mi sa di no, anche perché devo andare a vedere appunto mia madre. Sì, ma dai, poverino, chi guarda? Do, aspetta. Do. Ok, basta. Aspetta, qua. Io non voglio neanche sapere quanta roba c'hai di schifo qua dentro. Quante calorie? Noi siamo persone che mangiano tante robe. Esatto, altro che anoressici. Ok.